nel mio canale o benvenuti nel mio canale io sono Paluccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio di Arrivano i Cooper e siamo qua con la nostra Daniela Alberghini che come potete vedere si è trasferita um, in casa Alberghini Cooper e non ha... diciamo che non è venuta sola perché ha portato Kylin ovvero una domestica che ovviamente ragazzi ho scaricato dalla galleria ehm, che è qui vedete prepara... Eh, prepara qualcosa perché questa è l'ora dell'aperitivo Quindi lei sta qui e insomma prepara Tesoro eh, vieni anche fuori perché magari potresti Ecco mix la bevanda limonata perché no E invece fuori ci sono i nostri che Ti prego non farmelo ripetere Lo so che non ti piace che mh, sia qui mia madre Beh guarda era meglio la scossa elettrica piuttosto Non vuoi capire che mi mette a disagio la presenza di tua madre qui in casa nostra? È mia madre, non capisco perché tu non, non possa capire, Priscilla. Eh? Ha portato anche una domestica. Insomma, dovresti essere felice. Guarda, preferisco mangiare tre mezzine di formaggio grigliato tutto il giorno. Ok, senti, devi capirlo io. La presenza di tua madre è troppo ingombrante. Eh? la qua, <ride> parlando di presenze ingombranti. Ehm. Um... Lo so che non è un videogioco in questo momento la nostra vita. Però ti prego, abbi pazienza. Inoltre, ho sentito che oggi voleva prendere la sua auto e portarti in un posto. Portarmi in un posto? Eh, perché sì, ragazzi. Eccola lì. Metti in giro una voce insensata, tesoro. Ti prego, non essere cattiva. Perché sì, eh, la nostra sta aspettando il rientro a casa. Della nostra Priscilla, che verrà qui, ovviamente. La saluterà subito perché figuriamoci, eh, esprimerà ammirazione, anzi, lei, secondo me, tipo, la abbraccerà, mentre il figlio, magari mamma, sei sempre la più bella, eh, certo, ovviamente, tesoro, come, come no, e lei verrà qui, la abbraccerà, e le chiederà, ovviamente, della carriera del tipo, allora, com'è andata, eh, Daniela? La, la sua giornata, Alessandro, caro, vieni qui, vieni qui anche tu, perché lui invece, ragazzi, io me lo immagino. l'abbraccerà ovviamente affettuosamente a questo punto. Eh, salve Daniela. Oh, amore della mamma, ben tornato a casa. Eh, beh, certo, sono queste le gioie, vero? Eh, Come è andata la sua giornata? Deve essersi annoiata. Beh, Daniela è un agente doppio giochista, ragazzi, c'era da aspettarselo. Eh, mamma guarda oggi al lavoro, mamma mia, tutta un'altra musica rispetto a quello che pensavamo noi. Comunque otterrò presto quei dieci voti, non ti preoccupare. Ho sentito che voleva portarmi da qualche parte. Lei non è tipo da perdere tempo a prendere mosche, quindi non lo so eh, dove mi voleva portare. E lei tesoro, non preoccuparti, ci pensa? Daniela, eh certo, ovvio, ci pensa lei ragazzi, no? Lascia perdere la tv Mia madre vuole portarti in un posto bellissimo È molto, molto costoso Guardate Proprio la faccia del figlio, no? Devoto, soddisfatto E la faccia della madre eh, sì, io controllo mio figlio Bene, questo è proprio il quadretto ragazzi, perfetto Eccovelo qua Neanche a farlo apposta Mettere domestiche qui ragazzi che magari viene qui e dice, mm, signora, guardi che... Ecco, per esempio, non lo so, mm, magari impara a conoscere, ma giusto perché deve comunicare che... È pronta, è pronto, come dire, no? L lo spuntino. Eh, certo, immagino che non mi tirerà una bidonata. Eh, prego. Mm, what is bidonata? Eh certo, hai ragione. Non lo sa, non lo sa ragazzi eh, Voglio dire che lei sa che vuol dire Una bidonata, lei mica li butta i rifiuti Quindi non lo sa eh, Salve, ma come ti permetti a sederti però Cara eh, Salve, eh, si devi solo dire che È pronto Ha preparato qualcosa Siamo molto affamati quando uno fa tanti soldi, eh, va in giro a guadagnare soldi. eh. Sì, ho giusto preparato qualcosina, sì, però non sederti. Um, e vi ringrazio ancora per avermi ospitata qui. Certo, perché la nostra domestica vive proprio qua. Come potete vedere, ragazzi, anzi, luci automatiche e tutte le luci, ha la sua stanzetta. Eh, Perché ovviamente Daniela quando fa le cose, i ragazzi, le fa in grande. Però non ha intenzione di perdere tempo, vedete, cara? Non dobbiamo perdere tempo perché, insomma, sono già le 18.30. Non vorrei far tardi per il nostro viaggetto. E lei è un viaggetto? Ma io domani dovrei lavorare. Quindi non, non ho proprio tempo per fare un viaggetto. Tesoro, devi lavorare davvero? Eh sì, per 15 ore. Sa, dovrei lavorare dovrei dipingere. Ma ovviamente ragazzi, cioè, secondo voi per Daniela la pittura è una cosa seria? Ma no, ovviamente è una scemenza, c'è cioè una perdita di tempo, non sia mai Quindi caro, tu vieni qui a, come dire, prendere qualcosa Ecco, eh, secondo me potresti Immaginiamo ovviamente che lei abbia portato Delle bevande ragazzi In casa Guarda un po' proprio tre bevande, lui vieni qui e viene a bere qualcosa Oh, questa è la birra di carisma, che bello, una gioia uh, Potete trovare la limonata, oh grazie, sì certo, va bene E lui viene qui e si prende la limonata sì. Cara, tu però non devi stare qui, cioè um, Tipo, quando non hai nulla da fare, è segregata nelle tue stanze Perché Daniela non, 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 ha, non approva, insomma, questa confidenza, capisci? Quindi, a uh, meno che non hai qualcosa, non ci sia qualcosa da pulire Per il resto, ciao, ciao Fondamentalmente a questo, quindi via Raus. Magari, ecco, hai la parte qua di sotto. Uh, fai zapping, giusto perché non hai nulla di meglio da fare adesso. Sai, sono una persona molto buona, cara Priscilla. Penso subito alle tue necessità, quindi andremo con la macchina a fare un piccolo viaggio. Tranquilla che come dici tu non sarà una monnezzata come dice la tua famiglia colorita. Lei è eh sì, in effetti la mia famiglia ha questo modo di esprimersi. Eh, ma non lo so, una cena? Dobbiamo andare a cena fuori? Oh, come spiegarle lo caro che non è un videogioco? Fidati di Daniela, Daniela sa quello che fa, capito? No, certo, ma non voglio che spenda troppi soldi per me. Uh, sì, vabbè, abbiamo capito. Lei, figura. Ma inoltre, dovrei anche dipingere. Oh, tesoro, non voglio sentire queste sciocchezze. Ok, va bene, abbiamo capito. Quindi uh, viaggia. Con Priscilla, ovviamente, perché lei viaggia con Priscilla. Quindi. Siamo pronti per viaggiare. Dove? Lo scoprirete presto. Così. Ragazzi le nostre hanno fatto un viaggetto Fino a Mazza, pure il fuori Fino al Del Sol Valley Ovviamente c'è il fuori per questo motivo Perché Daniela Che è una VIP inside ragazzi Anche se non ha la fama Lei è VIP Punto Cioè è VIP Non c'è niente da fare Ha deciso di portare mh, Ma che è? Vabbè sta sbroccando la signora Dicevo Ha deciso di portare Priscilla È qui Ovviamente no? La nuora in questo posticino, ragazzi, che è favoloso, strepitoso, che io ho scaricato dalla galleria. E ora vi mostro subito perché, ovviamente, diamo i meriti a chi li ha. Allora, la nostra cameriera, diciamo, la nostra Kaylin, è di Skellington 7D. Molto molto carina, lei ovviamente è romantica, solitaria e ordinata per, per ovvi motivi. Ed è in cerca dell'amore, perché c'è dell'anima gemella ragazzi, giusto per farvi capire il personaggio. Mentre questo splendore, ovvero il Fitness and Gym versione 2, è stata creata da Jasma98, che appunto aveva già elaborato evidentemente la prima versione. Ed è ragazzi, non uno spettacolo di più. Cioè, è strepitoso, è una spa strepitosa, ma perché l'ha portata in una spa, ragazzi? Perché lei è convinta che sua nuora debba, come dire, rilassarsi, deve, um, come dire, dedicare le sue energie a procreare, non a perdere tempo a dedicarsi a sti quadrucci da quattro soldi, ecco, non, non ne vale la pena. Questa passione, come dire, questo hobby, insomma... Um, anche non, non molto apprezzabile ecco lei deve filiare punto non è che deve perdere tempo a fare altro quindi questo ragazzi è il l'otto ma è bellissimo ora io ve lo mostro al volo partiamo da giù qui ragazzi c'è proprio la sala vedete dedicata all'attività fisica molto molto bella di qua le parte esterne ragazzi guardate che spettacolo con tanto di campo da basket Qui l'angolo piscina, zona idromassaggio e qui vabbè si possono fare i massaggi La zona dedicata allo yoga Qui la stanza al chiuso per l'arrampicata Cioè non lo so se non è uno spettacolo storotto ragazzi non so io che cosa possa essere uno spettacolo Qua sopra si sale e si possono fare i massaggi Qui ragazzi c'è un bar molto molto carino e inoltre al piano di sotto Guardate qua Stanze private Bagni Ovviamente questa è la zona VIP Cioè ragazzi guardate che spettacolo È veramente strepitoso Anche sauna insomma Beh ragazzi meraviglioso Meraviglioso non c'è un altro modo Veramente per definirlo Perché la nostra l'ha portata qui Cioè è contenta comunque Che sua nuora si stia dedicando All'allenamento Al mettersi rimettersi in forma Ecco Oddio, la musica New Age. Mm, vabbè. E quindi, ragazzi, verranno qui. Vedete le star? Eh? Quella tizia brilla di luce propria, perché sì. Quindi um, vuole pensa che un... Dedicare, un allenamento insieme. Dedicare un po' di tempo al fisico. A massaggi, per esempio, della, per la fertilità e queste cose qui possa aiutare ovviamente. Suara. E lei ragazzi come può dire di no anche se è sotto stress per questa storia eh, dell'avere avere un figlio non si può dire di no a Daniela Alberghini che guardatela guardatela nonostante la nostra premetto che ho bloccato il passaggio d'età ragazzi per eh, una questione pratica però guardate che fisichetto prima di tutto e ragazzi la nostra non manca molto al passaggio d'età che diventi anziana quindi io me la immagino comunque quasi sulla sessantina, lei ne ha 40 sempre, forever, però più o meno me la immagino, ecco, 55, insomma così. E quindi sì, le nostre sono venute qui per dedicare del tempo al corpo, a risanare la mente e il corpo. Eh, quindi è ovvio, no? Chi è lei, scusi? Uh, una celebrità? Mazza. Complimenti Proprio la faccia da celebrità Si sì, si vede e, e quindi lei non può Ovviamente ragazzi Dicevo dire di no E deve è costretta uh, Lei in alberghini Non può dire certo Certo rifiutare l'aiuto cioè, Guardate la classe ragazzi Voglio dire ma Ma Notare la differenza Quindi basta così tesoro Perché volevo anche Ecco Allenamento insieme Oh Vedi tesoro, immaginiamo stai dicendo, è fondamentale preparare il corpo. Te lo dice una donna che ha avuto due figli. Quindi credimi, è fondamentale. Forza, segui i miei movimenti. Vedi come sono sciolta, eh? Fai come me, vai tesoro, fai come lei, facci vedere. Dai su, te la cavichi però. Eh, mazza, mm, beh, po poco, però vabbè. Dopo aver dedicato del tempo al corpo, bisogna, come dire, anche un po' metterlo alla prova. Eh, è, è giusto, no? Sfida di resistenza nell'arrampicata. Uh, dovrebbe, dovrebbe esercitarsi nell'arrampicata. Ok, esercitiamoci, quindi arrampicata. Sul pennio verticale o sul pennio docile? Partiamo con il docile. Perché anche lei, ovviamente, vai, vai oltre i limiti, tesoro. È ovvio, un alberghini va sempre oltre i limiti. Quindi forza. Fateci sognare, ragazze, via. E lei, vedi? Io sono un'esperta, sì, come no, tesoro, immagino. Segui me, guarda, l'importante è seguire i miei movimenti. Ti faccio vedere, vai tesoro, mostraci. Daniela. Vai. Vedi come sono sciolta nel movimento? Stessa cosa devi fare tu, però ragazzi sono perfettamente sincronizzate, guardatele Guardate che sincronia, ecco, lei si è arresa subito Daniela, non so lei come faccia, ma tesoro, perché sono allenata Segui i miei movimenti, te l'ho detto, no? È uno scherzo per me Ammazza, davvero, complimenti Daniela, sei una scimmia Sì, effettivamente Daniela eh, è una scimmia, ragazzi, obiettivamente E come dire, sì, eh, ragazze Adesso, terminata la scalata. Oltre allo sforzo fisico per preparare il corpo e temperarlo, dobbiamo anche come dire: dargli benessere, infondere benessere al nostro corpo. Per permetterti di poter procreare. E certo, ovvio, no? Lei lo sa, ragazzi. Come, come fa a non saperlo? Una come lei, lei sa tutto. Quindi. Uh, Scusate, ma qua c'è qualcuno, ma cosa state facendo? E beh, paparazzi, ragazzi, ovvio, no? Perfetto, quindi la nostra verrà qui. Ricevi un massaggio? Oh, ecco, lei questo vuole. Allora, lei vorrà un massaggio svedese da Giulio Nezzi? E lei, ovviamente, dovrà farsi un massaggio della fertilità. Quindi, anzi, lei verrà qui a vedere Giulio Nezzi che, le fa, che fa il massaggio. Ovviamente, ecco, riceve un massaggio, mentre lei si farà fare un massaggio ai piedi e un massaggio alle mani. Quindi, basta allenarsi perché basta. Volevo dire, la portata in un posto da vip, perché lei è una vip, ragazzi. Non ha bisogno della fama per essere una vip. Daniela, ti prego ora. Però, schioda da lì, tesoro, ok? Schioda. Oh, non molla, eh. Daniela, abbiamo capito. Sei più brava di tua nuora, ok? L'abbiamo capito. Quindi vai tesoro al piano di sopra. Perché ora ci vuole un po' di relax. E lei ma. Daniela, non sono molto sicura se non ho mai fatto un massaggio. Non preoccuparti, Giulio è il mio massaggiatore personale. L'ho incaricato Giulio caro? Sai quello che devi fare? Vedi, io non ho mai fatto un massaggio prima, non so. Non si preoccupi, la signora Alberghini mi ha detto perfettamente come devo procedere. E eh beh certo, quindi vai tesoro, rilassati. Perché qui serve un massaggio della fertilità. Ah, yes! Quanto a me... Anche se non la conosco, sono in buone mani, giusto? Perciò mi massaggi, via. Eh, vabbè, meno male. Oh, Daniela, brava, rilassati. Perfetto. Su, Chi è lei, scusi? Celebrità vera e propria, Dirk Dreamer. Vai così, tesoro. Ti senti già meglio? Tipo rinata? Non sembra, eh, però va bene. Vediamo un po'. Buon allenamento, arredamento bello, ci credo. Brezze tonificanti, eh beh certo. Dai, retta a me tesoro, devi rilassarti. Sei sposata con un alberghini, se non ti godi tutti gli aggi, che gusto c'è? Eh beh certo, ovvio, no? Eh, Danielona, tu sì che ne sei sempre una più del diavolo, ecco. Vai. Senta, deve farmi anche il massaggio alle mani, ha capito? Non voglio perdere tempo, ho ancora molte cose da fare, quindi si sbrighi, per favore. Bene, certo. E guardate lui come guarda la Danielona. Beh, la Danielona, ragazzi, ripeto, è una celebrità proprio inside, quindi... Sa quello che fa, vero? Mi raccomando, ha le mani molto delicate. Certo, tesoro, come no. Lei la ringrazio, Giulio, so decisamente meglio. Eh, pensate che stiano facendo le foto a lui, ma in realtà la fanno, le fanno all'alberghini ragazzi, sembra, ma in realtà sono per l'alberghini lei, oh mio dio stanno facendo le foto a mia sua, eh sì tesoro sì, ma in realtà è proprio a lei che le stanno facendo, come no? Quindi direi che a questo punto mh, urge un bagno, andiamo al piano di sotto, perché effettivamente dovremmo andare in bagno, oh... Quindi questa è la sala VIP. Dite che Danielona ce la fa a convincere il butta fuori? Corrompi per entrare, ragazzi, la Danielona. 500 simole a un corpo così, alla grande, perché per lei è il minimo. Mentre l'altra, che ovviamente neanche immagina quello che ha in mente la suocera, scende qui, come dire io, andrei in bagno, cara. Vai qui, tesoro. Da Danielona ce la farà. Vai Danielona, siamo tutti con te. Facci sognare perché qua il butta fuori non sa con chi ha a che fare, vai. Sono un alberghini, bello, fammi entrare. E Vabbè, mi avrà detto bello. Beh, ovvio che un alberghini. Facendone l'occhiolino, il butta fuori in tasca la mazzetta per cancella, annuncia. Non sono un butta fuori qualsiasi, sono un butta fuori formidabile. Daniela può finalmente entrare, è ovvio, ragazzi, no? Che può entrare... Quindi... Possiamo entrare effettivamente? Eh... Mh, vai qui? Beh è un alberghini ragazzi... È un alberghini... Cioè nel senso che... Eh, più che altro Gli ha dato tipo... La mancia ecco... Quindi mentre eh, la sfigata... <ride> va qua... Che non ha capito una cippa lippa tesoro... Vediamo se lei può passare... Visto che sta con la nostra Danielona... Puoi venire qui tesoro, vai qui. Oh, eh beh certo. Vai qui. E ovviamente faranno un bagno di fango ragazzi, perché come minimo... Ti aspetto dopo il bagno di fango tesoro, eh mi raccomando. Eh certo, vai, vai. Oh, guardate che classe la Danielona ragazzi, guardate la classe. Perché la classe non è alberghini. Eh. E come se è alberghini, ragazzi. Oh. Eh. Vai così, Danielona. Lei invece è qui, tesoro. Ce la stiamo facendo? È carica di fertilità. Vai, tesoro. Così. Oh. Un bel bagnetto, lei è anche molto flirtante, ragazzi. Quindi che ve lo dica a fare? E qui chi c'è? Oh, c'è un giovane adulto. Beh, sappiamo che la nostra Daniela, insomma, no? Come dire, ama mettersi in mostra. Qua che è? Mamma mia, ragazzi. Mangia l'ambrosia, addirittura. Oh mio Dio. Quest'anno la sapevo bene, fantastico. Uh, no, direi che lei viene qui. Dopo, ovviamente, un bel, una bella doccia, ragazzi. Perché si farà una doccia. Anzi, conoscendola, ragazzi, come minimo, lei fa una doccia no, calda e sensuale. Perché, ovviamente, sì. Mentre la nostra fa una doccia riflessiva. Del tipo, devo riflettere davvero sul perché ho deciso di venire qui. E di darla vinta a mia suocera. Eh, tesoro, dovevi pensarci prima. Nella zona VIP non c'è qualcuno che lavora per un alberghini. Questo è male, molto male. Lei assumerà ovviamente un mixologo, ragazzi, perché è eh, un alberghini, voglio dire... Eh, devo, deve esserci qualcuno, ragazzi, ma stiamo scherzando? Eh, per un alberghini, per una come lei? Ovvio. Quindi tesoro, tu hai finito, vieni qui. Cara, tu hai finito? Che è qua? Che è successo? Fango fetido Buah, Ma cosa deve fare Priscilla per rilassarsi di questi tempi? Come mai dovrebbe fare? <ride> Oddio, cosa mai dovrebbe fare una sim come lei? Eh, tesoro, però potresti, come dire Vestirti Non giusto per uh... No uh... Gli abiti, cara Cambia un abito, ecco Mettiti qualcosa, perché io già ti vedo In tiro per il clima freddo Così Oh, bene era meglio quello di prima per Daniela. Eh, però, ragazzi, questo anziano, non è che la soddisfi particolarmente. Insomma, non è proprio una gioia per gli occhi. Cara, muoviti per favore. Abiti. Cambia abito. Vai. Il primo che trovi, ficcati qui. No, vabbè, non proprio questo. Perché stiamo ancora. Non stiamo all'esterno. Quindi mettiti qualcos'altro, tipo questo qua, ok, perfetto. E la nostra ovviamente ordina del cibo. Uh, mm, come minimo un piatto da portata, ragazzi! Perché è ovvio, no? Lei prenderebbe l'Ambrosia, ve lo dico subito, però. Mm, quella la mangia tutti i giorni, ovvio, è un, alber un alberghini. Vieni qua, cara. Prendi una porzione e siediti qua. Perché sicuramente. Inizierà la filippica, del tipo, che dire della carriera. Scusate la visuale, ragazzi, ma più di così. Vedi, devi capire che sei sposata con mio figlio, sei un alberghini adesso e noi non perdiamo tempo in futili sciocchezze come l'arte. Cioè, sì, può essere un conto è andare in un museo, un conto è dilettarsi con gli acquerelli, capisci? Eh? Avrete molte giornate di pioggia fino a che non riuscirete ad avere un figlio. E tu devi stare attenta a non mangiare cibo spazzatura? A tenerti in forma sempre con della sana attività fisica? Perché devi dare un erede a mio figlio, capisci? La dinastia degli Alberghini deve continuare, tesoro. Eh? Ti ho portata qui per farti diventare soda e resistente come una statua, hai capito? Eh, beh, sì, ma sa, non è facile come. Bere un cappuccino e rimanere incinta. Io ci sto provando. In caso, sa, non mangio più neanche cibo spazzatura di nessun tipo. So che per voi è un dolore non avere un erede. Ehm. fosse per me, <ride> insomma, avevo già preparato il cassettone con gli abiti. Sarei una lama a dire il contrario. Però vede, non è così facile, Daniela. Io non so se riuscirò. Quindi. Pensavo che l'adozione potrebbe essere un'idea valida, non crede anche lei? Oh, ti prego, tesoro, non farmi sentire queste sciocchezze. Questa strana idea dell'adozione che ti sei messa in testa, te la devi proprio togliere all'istante, hai capito? Eh? Sei sposata con un alberghini, non esiste che adottiate un figlio, lo vuoi capire? No, certo, io capisco, ma non voglio sentire altro, tesoro. Eh? Ce la farai, capito? Se no, ci penserà la medicina. La, la medicina? Ma certo, ci sono tante tecniche. Sarebbe umiliante per uh, un alberghini, ma cosa vuoi farci? Del resto tu non sei un alberghini, giusto? Sei una Cooper? Beh, mia madre non ha certo avuto problemi a ad avere dei figli, quindi <ride> pensavo che anch'io non avrei mai avuto problemi di questo tipo. Beh, sì, tesoro, ma sappiamo anche come ha avuto i figli tua madre. Direi che non è proprio un buon esempio, non credi anche tu? Tu vuoi elevarti, vuoi essere migliore di tua madre, o sbaglio? Giusto? Beh, certo, ovvio, io... ovviamente... Certo, tesoro, saprai sicuramente essere all'altezza. E poi non ti preoccupare, verremo qui con regolarità. Così potrai, come dire, sottoporti alle terapie. Terapie? Ma certo, questi massaggi, capisci? Beh, se dice che mi faranno bene... Oh, ma certo che ti faranno bene. Fidati di Daniela. Eh, certo. Fidiamoci di Daniela, lei sa tutto, ragazzi. Eh. Sa tutto. E questa invadenza di Daniela... Secondo voi, quanto riuscirà a tollerarla la nostra Priscilla? Perché oggi è stato, come dire, anche piacevole, no? Massaggi, eh, tutte cose gradevoli, ma presto non sarà solo questo. E eh, Daniela non accetta proprio il fatto che la nostra possa pensare di adottare. Eh, no. Per un alberghini non c'è spazio, ragazzi, per l'adozione. E purtroppo, con l'idea malsana della nostra Daniela, direi che noi possiamo fermarci qua. Per questo episodio. Se vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo, ragazzi, che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, le mie playlist, la programmazione del canale, i link ai canali dei amici youtuber. Mi raccomando, andate a iscrivetevi, attivate le campanelline perché sono fondamentali, ragazzi. Perché solo con le campanelle attive vi arriva la notifica quando qualcuno di loro pubblica un video. Qualcuno di noi anzi pubblica un video, quindi non rischierete mai di perdere i contenuti che pubblichiamo nei, no nei nostri canali. Mi raccomando, quindi queste due stanno qui con fabula, non guardate lei poverina. Tipo no, no, l'adozione guarda è un crimine per un alberghini, capisci? Lei è tipo sconvolto, ok va bene ragazzi abbiamo capito, non diamo retta alle assurdità di Daniela, direi che ci rivediamo nel prossimo episodio, fatemi sapere da quale Cooper vorreste andare e soprattutto cosa ne pensate di questa situazione. Reggerà Priscilla ragazzi? Oppure no? Fatemelo sapere. Detto questo, vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo. Ormai lo sapete bene: Sul Sul Simmers. E non.